quello. Albano! No! Ragazzi, sono appena tornato a casa, parlo piano perché comunque è tardi, all'altro non vi mostro la stanza perché c'è un casino della Madonna. Allora, abbiamo appena, io sono anche senza voce, perché? Perché a fine da poco Chelsea-Roma, terza giornata del gruppo C di Champions League, insomma una partita pazza. E noi di Roma Crew l'abbiamo commentata, come del resto tutte le partite della Roma, o quasi, infatti vi lascio qui sopra nelle schede, ma soprattutto sotto in descrizione il canale di Roma Crew Official, iscrivetevi mi raccomando e seguiteci, anche perché stasera, come tutti i giovedì, dalle 21 alle 23 saremo in puntata per parlare di Roma, di calcio e non solo. Eravamo io, Sequelf, PF degli Essere Music e Domitila D'Avanzo. Che voti che fa? Ci siamo divertiti tantissimo, perché al di là del tifo, al di là della sofferenza, è stata davvero una partita bella, anche per gli amanti del bel calcio. E quindi dobbiamo soltanto ringraziare Chelsea e Roma. Detto questo, io vi lascio le clip alle nostre reazioni e alla nostra telecronaca più o meno professionale. Vi chiedo soltanto di lasciare un like ciascuno per farmi capire che comunque questa tipologia di video vi possa piacere, in modo che ne portiamo poi altri in futuro. Non voglio dilungarmi ulteriormente per non rubare altro tempo alle clip, quindi vi dico soltanto che ci becchiamo con i prossimi video. Domani uscirà la collaborazione alle 15 con Sergix, quindi non ve la perdete. Un bacione, bella riga. Chiedo subito così un pronostico al volo. Dai. Diciamo che pronostici secondo me questa sera non se ne fanno, però siamo tutti contenti del pareggio tra il Karabag e l'Atletico Madrid. Questa sera credo che anche un pareggio potrebbe andare bene in trasferta. Voi che ne pensate? Io ho pronosticato un 2-2, voi dico secco proprio, quindi appunto. A Stamford Bridge magari in pareggio, magari in pareggio, magari ci cascano, ci metti la firma. E lei invece, Bomberino, cosa ne pensa? Io non lo faccio perché altrimenti è negativo. Metto subito le mani avanti. Vabbè, però chiaramente è ovvio che speriamo bene e basta, non dico altro. Attenzione però, sì, perché c'è Perotti che viene, attenzione, in percussione. Ancora Perotti, oddio, il destro, la palla di poco, mamma mia, Madonna, mia. Se gli segniamo, che giocata di Diego Perotti che... okay. Oh, attenzione, oddio, perché c'è un passaggio sanguinolento. Oh, ma perché il Chelsea che viene, porca, in avanti. E poi in qualche modo oh regà, mamma, che è stata fatta? Fazio si addormenta. Attenzione ad Hazard che mette dentro per Bakayoko, al limite cerca l'ingresso in area, chiude ancora Fazio, ma insiste il Chelsea con David Luiz, zona tiro, va dentro invece da Morata, chiusura ancora, sì, David Luiz, Chelsea in vantaggio. Mamma mia, che gol ha fatto, ragazzi. Mamma mia, che gol. Rinvio sbagliato da parte della Roma e David Luiz di destro, di interno, mamma destro mia, da 30 metri spara una botta a giro imprendibile per Alisson. Molto bello, molto bello. Diciamo, sì, al primo vero affondo il Chelsea buca. Da un punto di vista tecnico, allora, lo facilita il fatto che Juan Jesus nel rinvio praticamente gli fornisca un rigore in movimento, perché sì, poi Luis, sì, arriva in corsa, esatto, e quindi ha tutta la coordinazione. Lo so, ma la devi piazzare qua. La piazza con un destro a giro meraviglioso. Il anche Chelsea forte, si porta in piazzato. Sì. Che cazzo, però, scusate. Non ti parlasse, ho capito, però, ma non si può perdere il Chelsea che riparte con la conclusione sul mamma mondo. Mamma mia. Però non è possibile perdere. Io oggi guarda scavoccio. Ma non è possibile perdere un pallone però, così. Ancora palla di ritorno. Lo stop sbagliato di Bruno Perez, guarda, che sbaglia una cosa semplicissima. Adesso il Chelsea in contropiede qui. Mamma palla che viene murata e c'è il gol. Ho capito, basta però, ma non si può sempre. Ma che te cavolo, prego, basta. Te prego Eusebio, leva Bruno Perez. Basta, te prego, ora lo levi. In questo, che minuto stiamo? 37esimo, lo prendi, Bruno, lo levi. Fine, basta, non è possibile. Non si può, ragazzi, non ma non si è può possibile che dobbiamo sempre prendere gol per colpa sua. Ma non se ne può più. Palla larga per Kolarov. Ancora Kolarov. Contro tre. Bella, se ne va giocata. Però Kolarov ancora mette. Bene! Oh mio Dio, bravo, che gol! Bravo, mamma mia, bravo, che gol di Alexander Kolarov, ragazzi! Te voglio bene, con tre difensori sulla sinistra, nella tre quarti avversaria, Kolarov li punta, passa in mezzo, entra in aria, scarica, bello, un sinistro micidiale. Guarda che roba di Kolarov! Guarda che roba! Poi capì, mi sono dato il microfono sui denti dritti. Sì, hai fatto bene. Ma comunque finisce qui il primo tempo, 2-1 per il Chelsea, la Roma c'è però, possiamo dirlo. C'è, no, guarda, c'è, mi hai tolto le parole di bocca, veramente. Stavo per dire che Sick mi fa schifo e poi subito dopo sto per dire la Roma c'è, perché Diego Perotti, oddio, mette una palla in mezzo, dai, per Edin Dzeko, no, che prova a fare da sponda, ma c'è il Chelsea che recupera e la Roma, così come nel primo tempo, dimostra di essere comunque in partita, sì, nonostante il risultato che secondo me è anche un po' immeritato. È figlio adesso più degli errori individuali, dei singoli, esatto, sì, infatti la Roma ha avuto comunque le sue occasioni, secondo me, decisamente, e vediamo momento, di concretizzarle, esatto, magari. C'è il movimento Fazio, buono per Dzeko, bello, Edin, bello, Alvaro, no! Oh, mio Dio, che gol!
Mo svengo, raga. Mo svengo. 2-2 al polo di Dzeko. Che gol fa Edin Dzeko, ragazzi. Mamma mia, che gol è fatto. Mamma mia, no, ragazzi. No, raga, io ve l'avevo detto. Cioè, la Roma sta giocando meglio. Cioè, guarda che roba. Lancio di Fazio dal cerchio di centrocampo. E Dzeko di sinistro al volo. Mamma mia. Ottimo fallo e ottima punizione che andrà a battere, penso. Sul punto di battuta Kolarov, ci sono sia Kolarov che Perotti. Seguiamola sì. Un po', siamo a 20 dal 90esimo. Secondo me Kolarov, per cui un sinistro da sinistra. Sì, Kolarov. Parte il cross della rigore. Gol! Successo! Punta completata! Oddio! 3-2! Oddio! Oddio, raga! Che cosa stiamo vedendo stasera? A questo pallone interno con il Chelsea che spinge sempre via sta palla. Porca puttana! Ecco fatto. Ma guarda di testa, ragazzi, mamma porca mia. Ragazzi, però io posso dire una cosa. Sì, cioè, la Roma è pure sfigata comunque, cioè, mamma. Questi tre tiri, tre gol, cioè, la Roma ha fatto secondo me una partita Sontuosa, cioè non gli si può dire niente. Questi tre tiri, tre gol. Che poi torna da Fazio, addirittura bravo, Alisson. Fazio, ed è bravo, chiaro bravo. L'intento della Roma di far scorrere beh, ragazzi, il tempo. Ormai Juan Jesus per Kolarov, 40 sul cronometro, 30 e 43, 40. Quindi 20, 15 pallonga, vai Sharavi, vai Sharavi, okay, vai Sharavi. Dzeko riesce a metterla giù al limite. Poi cambia il gioco dalla parte opposta. Occhio alla Roma, pallone buono per Florenzi. Sempre Ale, la tiene. Aspetta, Perez lo serve. Perez dentro, Courtois. Io no, Courtois. No, che cosa ha fatto? Che cosa poi ha fatto, finito, ragazzi? Insiste la Roma sempre con Florenzi. È finito il recupero, ma si gioca. Florenzi fuori. C'è il triplice fischio. È finita. Mamma mia. Roma 3, mamma una partita mia, ragazzi. Bellissima tra Chelsea Li e Roma. Li abbiamo messi alle corde. Tiratissima. Anzi, il risultato ci sta pure stretto, ragazzi. Che la Roma per come si era messa, vittoria. Sì. Una grandissima Roma. Sì, siccome io mi piace guardare sempre avanti. L'abbraccio tra Rudiger intanto e Edin Dzeko. Questo non ci faccia essere troppo rilassati al ritorno. Nel senso, perdevamo 2-0 a Stamford Bridge. Abbiamo recuperato, siamo andati sopra. Poi dopo hanno recuperato con un'azione. Questo non ci dia l'idea che all'Olimpico è tutto a portata di mano. No, io ti posso dire che dipende dalla Roma, per il semplice fatto che la Roma stasera ha preso ha dimostrato di poterci stare, ok, ha preso, non ti dico tre tiri tre gol, però al tempo stesso praticamente ha preso gol per sue incertezze, soprattutto anche lì lo diciamo prima, segni il gol del 3-2, 5 minuti dopo prendi subito da Hazard il più piccolo di tutti per marcature sbagliate il gol del pareggio. Se la Roma sistema questi dettagli difensivi, sì, per la sfida di ritorno può andare a vincere all'Olimpico. Ma per forza, sì. È chiaro che la Roma contro il Chelsea magari non, sicuramente non dobbiamo deve perdere. Dobbiamo affrontare la partita esattamente come l'abbiamo affrontata oggi, con la testa facendo giusta, semplicemente più attenzione, esatto, alla fase difensiva. È quello, però non hai detto tutto.